Ciao e benvenuto a questa nostra lezione di sassofono numero 23. Oggi parleremo degli abbellimenti. Cominciamo! Gli abbellimenti sono delle note accessorie che vengono aggiunte ad una linea melodica a scopo ornamentale. L'interpretazione degli abbellimenti potrebbe variare in base al periodo storico e allo stile musicale di riferimento, vanno dunque contestualizzati. In questo video vediamo come interpretare gli abbellimenti nella scrittura contemporanea. L'acciaccatura è rappresentata da una nota barrata scritta in piccolo. Si esegue rapidamente sul battere della nota a cui si riferisce. Può anche essere di due o più note. L'appoggiatura somiglia molto all'acciaccatura, ma qui la nota scritta in piccolo non viene barrata. Il valore dell'appoggiatura si sottrae alla nota a cui si riferisce. Il mordente si esegue con rapido passaggio alla nota superiore. Se specificato sul simbolo, può presentare alterazioni. In tal caso la nota di abbellimento sarà alterata come indicato. Il mordente inferiore si esegue col rapido passaggio alla nota inferiore. Anche in questo caso può presentare alterazioni. La nota di abbellimento sarà quindi alterata come indicato. Il gruppetto si esegue con rapido passaggio alla nota superiore e a quella inferiore. Se specificato sul simbolo, può richiedere note alterate. Si realizza in modo differente a seconda della posizione del simbolo, come negli esempi. In presenza di un simbolo capovolto, il gruppetto è rovesciato, ovvero si esegue passando prima per la nota inferiore e poi per quella superiore. Il trillo implica un rapido scambio tra la nota principale e quella superiore. Può presentare alterazioni in prossimità del simbolo. Mantiene la durata della figura su cui è posto. (Susurra)
Il glissando collega due note di diversa altezza col rapido passaggio attraverso i suoni intermedi. Qui si conclude la nostra lezione di sassofono numero 23. Come sempre ti invito a scrivermi alla mail lezionidisaxofono@yahoo.com per consigli o per richiedere il libro Lezioni di sassofono edito da Vigor Music, con cui potrai approfondire gli argomenti trattati in questo video. Ti ringrazio per l'attenzione, alla prossima!